Ciao amici, ben ritrovati ai tutorial. Allora, una domanda che mi fanno alcuni di voi, che evidentemente sono diventati degli smanettoni delle stilografiche, è la seguente. Twisby, Mini, Twisby, Diamond 580, sapete che sono diverse, lo abbiamo visto nei video delle recensioni delle penne. Sono diverse, ma posso provare a cambiare i pennini? E attenzione, non intendo dire ho la 580, come in questo caso, faccio la sostituzione del pennino, ce ne metto da un F, vado a un extra fine oppure un medio, eccetera. No, non sto parlando di questo, sto parlando, posso intercambiare i due pennini? Oh, bella domanda. Allora, cominciamo con una precisazione. I pennini, quelli della 580 Diamond, il pennino, anzi, scusatemi, è diverso da quello della Mini perché osservate le ali, le due parti a fianco, cioè le ali dei due rebbi, sono più larghe. Ora vi faccio vedere l'altro, quello della Mini. La Mini le ha più strette, il pennino, in altre parole, è un pochettino più piccolo. Scusatemi, eh. Va bene? Vedete che le ali dei due rebbi sono un pochettino più contenute. Li mettiamo uno a fianco all'altro e diventa molto evidente. Posso pur tuttavia sostituirli, cioè l'alimentatore, il conduttore, l'innesto mi permettono di fare un cambio. No, non potete fare un cambio come se volessimo cambiare i pennini, perché vedete, questo della 580, lo faccio vedere alla camera frontale, vedete che ha un anello, questo qua, segmentato in due pezzi che sono quasi identici, uno è appena più lungo dell'altro. Quello della Mini invece ha soltanto un anellino, quindi non posso, ripeto, non posso fare l'operazione così semplice come vi ho mostrato quando si cambia il pennino su una 580, cioè di smontare il gruppo e sostituirlo, perché questa parte di innesto con il cilindretto metallico e con quello in plastica non andrebbe bene sull'altra. Quindi, se proprio voglio fare un'operazione di questo tipo, devo smontare il pennino, devo smontare il conduttore. Ve lo faccio vedere su questo. Questo è un pennino di ricambio della 580. Vedete, infatti ha le ali, chiamiamole così, un po' più larghe. Per arrivare a sostituirlo e metterlo sulla Mini, devo smontarlo. Lo abbiamo visto anche nella pulizia, nel tutorial sulla pulizia del pennino. Tiro via la parte in resina. Ora sfilo via il mio gruppo di plastica dall'anellino in metallo. Non faccio altro che estrarlo così, sempre con delicatezza, ma viene via in un lampo. Vi ricordo che questo anellino ha quattro segmenti scavati al suo interno che servono da guida per reinnestare correttamente questo. Adesso devo sfilare conduttore e pennino da questo cilindro nero con molta delicatezza, ve l'ho insegnato tante volte, appena appena. Eccolo qua, basta poco che viene via. Quindi lo sfiliamo. Se non vi sentite in grado di fare queste cose perché avete paura poi di non riuscire a rimontarle, ed è più che legittimo perché anch'io credo di aver fatto qualche danno sulle prime penne economiche nella mia vita, quindi non fatelo. Casomai lo fate fare all'amico che ha un po' più di dimestichezza oppure insomma a qualche incontro tra pennofili. A questo punto dobbiamo tirare via il pennino e resta scoperto il conduttore. Non abbiate timore comunque nel sfilare via il pennino perché ve l'ho già mostrato nel video dedicato alla pulizia. Nel momento in cui vado a rimontarlo, c'è proprio una guida che mi fa fermare il pennino. Vedete, più in là non va, me lo fa fermare ed è basta che sia allineato nella parte. Scusate che ho perso di nuovo il centro, che sia allineato nella parte finale, quindi non deve essere storto, non deve essere, deve essere allineato. Benissimo, quindi questo qua è quello della 580. Se vado a prendere quello della Mini, che ha un po' di inchiostro dentro, ma credo
lo pulisco un pochettino, spero di non sporcarmi ancora di più le dita, vado a smontarla. Qua ancora una volta, similmente all'altra, tiro via la parte. E no, non tiro via un bel niente. Questa è la differenza tra le due penne, cioè mentre per la 580 posso tirare via il gruppetto in resina, per la mini è tutto attaccato, quindi sfilerò direttamente da qui il mio pennino. Vi aiutate con un po' di carta, in parte per non sporcarvi e in parte per non fare una eccessiva pressione. Eccolo qua. Viene via. Vedete che viene via in solido tutto il gruppo? Lo faccio vedere anche a questa camera. Abbiamo così. Ora lo asciugo un attimo. Abbiamo così sfilato anche l'alimentatore, il conduttore della Mini. Guardate, se vado a vedere questo conduttore, mi accorgo che è identico a quell'altro, perché sono veramente uguali, però la marcatura che c'è sotto è diversa, almeno in alcuni esemplari, permettete che me la guardi io, in alcuni esemplari ho visto una sigla che non c'è in altri. In altri, come in questo caso, invece sono praticamente uguali. Questo significa che posso tranquillamente scambiare i due pennini, questo della Mini e questo della 580. Li posso scambiare e rimontare da una parte e dall'altra, perché comunque anche la lunghezza del pennino, vedete, è la medesima, sono uguali, si allarga solo un pochettino di più, quindi tutta la compensazione del flusso, quindi del richiamo, del passaggio dell'aria e della differenza, della tolleranza che c'è fra conduttore e la parte posteriore del pennino è la stessa, è la medesima, quindi posso tranquillamente scambiarmi. Vi faccio vedere montando per esempio questo qui, che è quello della Mini. Questo è il conduttore Mini, lo metto qua. Questo della Mini lo monto sul gruppo che avevo lasciato qua della 580. Analogamente a come vi ho mostrato per la 580, il pennino a un certo punto si ferma, vero? Perché c'è questo scanso. Devo solo controllare che sia allineato. Perfetto. Ovviamente il conduttore è appena appena, ma dico appena appena più lungo, quindi avrete senza dubbio una penna che esteticamente non è bella come quella originale. Lo rimettiamo nel gruppo sempre facendo riferimento a quella troncatura che abbiamo e che buttando dentro l'occhio andiamo a riconoscere. La ricalettiamo qua dentro. Vi ricordo che ci sono i quattro segmenti, provate con pochissima pressione, eccolo qua, sentite subito quando entra, lo innestiamo nuovamente qua e adesso sulla mia Diamond, che sarebbe la 580 che non vi smonto, ho il pennino che avevo prima sulla Mini, lo inserisco sulla penna e il gioco è fatto. Già che è fatto ve lo faccio vedere così almeno non abbiamo timore alcuno, ne smonto uno e monto l'altro. Ovviamente il pennino, vi dicevo, è un pennino un po' più piccolo. Vedete che i rebbi sono più stretti, quello che era suo originale, che è questo, lo vediamo è un po' più largo. Ok? Quindi il gioco è fatto ed è completamente reversibile. A voi tutti, cari amici, grazie per aver seguito anche questo tutorial. Alla prossima!